Ciao ragazzi, questa volta siamo a Milano dove siamo venuti a incontrare i nostri pazienti che in maggior parte arrivano dalla Sardegna. Tutto molto organizzato, è organizzatissimo. Palmas ha un ufficio splendido perché a noi arriva l'elenco, facciamo la spunta dei passeggeri e non c'è mai stato il minimo inghippo, anche quando tornano dalla Moldavia. I clienti molte volte hanno paura di perdere l'aereo lì nati, invece no, invece si arriva giusti. Noi in un'ora, tornando su, in un'ora e un quarto siamo a Linate, quindi poi riprendono l'aereo senza nessun problema. Ora stiamo per andare a Parma, abbiamo tre quarti d'ora per arrivare da qui a Parma. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini. Siamo arrivati all'aeroporto di Parma e ora tutti i nostri pazienti stanno uscendo e staremo qua fino alle 5 e poi ci imbarchiamo per andare a Chisinau. Pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. Più tranquillo. Più tranquillo? Perché bene o male c'è un punto di riferimento, ci sei tu, quindi qualunque cosa succeda. Beh. Io ho sempre viaggiato da solo. Uh-huh. In gruppo è bello perché riesci a parlare con qualcuno, io l'altra volta non ho parlato con nessuno. E comunque la comodità che se dovesse esserci un problema anche di lingua lì quando sei in Moldavia è chi ti segue, che può gestire la tua problematica. Ci si conosce, quindi è molto utile perché io ero terrorizzata e adesso lo sono un po' meno perché comunque ci si confronta. All'inizio ero più tesa, adesso sia sull'autobus, comunque senti parlare le persone o magari anche qui nell'attesa incominci a conoscere la gente, incomincia la tensione ad andare via piano piano perché ti dicono come le loro esperienze, quindi incominci a essere più tranquilla. Il viaggio bello, organizzato molto bene. Vai intanto accompagnato, nel senso che non ti devi preoccupare di nulla perché ci siete voi che a ogni passo insomma ci seguite, e poi ci sono persone che l'hanno già fatto, qui quasi tutti sono già stati lì una volta e quindi ti possono raccontare, già abbiamo scambiato informazioni pratiche come la casa, dove si mangia, come si svolge un po' l'attività anche all'interno della clinica, quindi non è che hai la preoccupazione di arrivare lì e non sapere cosa succede. Scambi esperienze con quelli che l'hanno già fatto, questo è un grande vantaggio. Perché comunque se uno ha qualche problema ti chiede e tu puoi risolvere un problema che lui non riesce a risolvere. Quando sei in compagnia ti diverti perché fai di tutto di più. Allora, questo qua è stato il nostro viaggio del 13 di marzo, il primo viaggio di questa primavera. Abbiamo i pazienti soddisfatti, ora stiamo per andare a Chisinau, abbiamo l'aereo dietro a noi, siamo a Parma e andiamo in Moldavia. Sono tutti pronti per le cure, infatti da domani si inizia tutto. Tutti quelli che volete, vi aspettiamo tanti, perché il viaggio è molto facile, stiamo in compagnia, stiamo bene, non ci siamo stancati e questa è la cosa più importante. Vi saluto ora perché ci dobbiamo imbarcare, io e il mio collega Vasi, e ci vediamo alla prossima. Ciao!